La mia funzione è molto semplice, è quella di darvi il caloroso benvenuto. Un benvenuto ovviamente che si basa sull'ospitalità che questi palazzi avevano, perché così erano concepiti. Quindi un palazzo dei Rolli che di classe AA, quindi capace di ospitare papi, principi, regnanti e stasera voi. E quindi questa sera è un grande momento, un momento che dimostra la fatica di Domus Cultura e dei suoi attori, proprio perché molto bravi nell'immaginare ciò che è cultura contemporanea, perché tutti ci si ammanta di cultura, ma poi in realtà la cultura è quella che noi facciamo tutti i giorni, che facciamo vivendo insieme, cambiandoci opinioni e idee. E questa mostra ha un significato molto importante, ma ci saranno più competenti di me per darne il vero significato. A me è piaciuta molto perché ne ho vissuto l'entusiasmo degli organizzatori e devo dirvi anche che ho riconosciuto visi che non avevo mai visto, ma di cui i contenuti sono estremamente interessanti. Quindi ancora una volta Genova vuole sgomitare, Genova vuole riprendere questo concetto di ospitalità e di cultura che questi palazzi avevano e facevano. Anche se ricordo sempre, tutte le volte scherzando durante il periodo dei Rolli, che questo allure di romanticismo che avevano questi palazzi in realtà lo abbiamo solo noi, perché voi sapete perfettamente che nel Rinascimento questi palazzi avevano solo una funzione, che erano quelli di fare business, cioè di stabilire relazioni importanti. E relazioni, e lo dice in questa targa qua sotto, dice: mio nonno ha costruito il palazzo, mio papà l'ha terminato, io lo adorno di statue e quadri preziosi perché qui voglio vivere un ozio negozioso. Ed è straordinario poterlo pensare, perché loro erano antesignani di un pensiero: non fai business se non fai cultura e non fai cultura se non fai business. E oggi credo che sia veramente attuale più che mai. Quindi la parola a Miriam e poi alle autorità presenti che grazie ci hanno dato e dedicato il loro tempo. Un saluto anche... Prima il nostro presidente. Benissimo, allora io mi limito solo a dare il benvenuto e passare a chi di dovere la parola. Grazie. Grazie di essere qui, spero che mi sentiate perché la voce non è molta. Il ringraziamento innanzitutto deve essere a voi che siete presenti, alle istituzioni che abbiamo qui, che ci hanno appoggiato, sia la Regione sia il Comune di Genova ci ha appoggiato concretamente, e io vorrei fare un applauso di ringraziamento all'assessore Grosso, alla Cultura. Questa mostra, come è stato detto proprio pochi secondi fa, è una mostra che si inserisce in quello che è un discorso di ringiovanimento, di ripresa della cultura a Genova. Genova ha delle tradizioni culturali enormi, poco conosciute e soprattutto tenute basse, tenute poco in considerazione, anche un po' per il carattere di noi genovesi. Però deve ritornare, perché ormai il mondo è diverso, deve ritornare alla tradizione che le spetta, che nella sua storia. Questa mostra nasce da un'idea, credo di non sbagliarmi, di Andrea Lombardi, che poi si è sviluppata e di Miriam tra di noi. Miriam Pastorino, senza di lei forse la mostra non ci sarebbe, senza il suo lavoro indefesso. Io mi vergogno un po' perché ho lavorato troppo poco forse in questo, ma comunque ho dato sostegno morale per varie ragioni. Quindi volevo dire questo: noi siamo Domus Cultura, ODV, organizzazione di volontariato, siamo dei volontari della cultura,
lo facciamo con impegno, con grande impegno, perché ci fa piacere e perché vogliamo, ripeto, rendere omaggio a questa città che amiamo tanto, che è Genova. Quindi personaggi del Novecento, perché il Novecento è un secolo che sì, si sta allontanando, ma si allontana molto, molto lentamente, perché il Novecento si è dato orrori, guerre, cose che ricordiamo per non cadere nella trappola di ripetere gli errori, ma si è dato anche tante intelligenze, tanti spunti culturali che poi li leggiamo sui volti e nelle schede che ci sono sul catalogo e di là appese al muro. Quindi tutto questo lo facciamo perché vogliamo che Genova ritorni ad essere, e c'ha tutte le possibilità, ritorni ad essere una città di punta, e come sta dimostrando di essere in altri settori, lo deve essere e tornare anche nel settore culturale. Lasciamo ora la parola all'assessore Grosso, Barbara, amica, Barbara Grosso, che conosciamo da anni, e che è il nostro referente nell'ambito del comune. Poi ci sarà, parlerà anche Gregorini, anche lui che lavora nell'ambito della cultura del comune, e poi c'è il comunicato di Ilaria Cavo, dell'assessore regionale, che non è potuta venire, si scusa, ma ha mandato un saluto. Lasciamo prima la parola. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per questo invito, mi fa veramente molto piacere. E devo dire che quello che diceva Raul prima è esattamente quello che si respira quando si entra in questo palazzo, che è un palazzo dei Roli, lo ricordavamo poco fa, è un palazzo che racconta comunque e dove si respira quella che era la magnificenza del secolo dei genovesi, quando Genova era un'antica repubblica. E il contrasto che si riesce a respirare guardando questa mostra tra quello che è stato la storia della nostra città e quella che è comunque l'espressività e quello che deve trasmettere la mostra che è esposta nella sala accanto, credo che sia abbastanza, voglio dire, ecco, che venga immediatamente, si respiri immediatamente, sia abbastanza semplice come concetto. L'arte è espressione e deve essere assolutamente libertà di espressione, cioè l'arte, soprattutto quella moderna e soprattutto quella contemporanea, deve comunque poter far sì che chi la fa, sia dipingendo, sia scrivendo, sia raccontando, possa comunque esprimere quello che ha dentro, quello che le emozioni, quello che un sentiment che comunque in quel momento che dipinge, che scrive o che racconta ha dentro. E lo sappiamo che poi l'arte, soprattutto quella più contemporanea, quella moderna, fanno esattamente questo. L'abbiamo visto con delle mostre, delle mostre che abbiamo fatto, anche quelle esposte all'esterno, quindi l'ultima è quella di Gaetano Pesce, che è stata una mostra molto discussa perché effettivamente queste sculture hanno creato un sentimento diverso nelle persone, ecco. E credo che anche questa mostra racconti proprio quella, racconti la libertà di espressione di questi artisti, che comunque in qualche modo, alcuni di questi inascoltati, che quindi attraverso, grazie al lavoro che è stato fatto dagli autori di questa mostra, vogliono comunque mettere un punto fermo e far sì che forse noi ci ricordiamo e ci soffermiamo su quella che è stata il loro modo di esprimere, di fare arte appunto all'interno poi della loro vita che hanno passato. Quindi io che cosa posso dire se non ringraziare, perché tutti coloro che fanno, tutte le associazioni soprattutto come la vostra, che fanno cultura, che fanno e creano dei momenti come questi di aggregazione, dove comunque si torna poi a vivere insieme, a respirare insieme. La cultura poi è comunque, secondo me, crea delle emozioni, crea un modo per stare insieme, per emozionarsi, per tornare assieme, per vivere qualcosa di bello. E quindi non, queste associazioni devono essere assolutamente ringraziate, sono, diciamo, molto importanti per la nostra città, perché creano quella volontà di portare e far ritornare Genova sempre più una capitale dell'arte, ecco. E quindi credo che il lavoro di squadra tutti insieme porti esattamente, quando si lavora insieme, quando si lavora per un unico obiettivo comune, guardando avanti, credo che si possano avere, ecco, dei risultati. E quindi grazie infinite per questo invito e per il lavoro che fate.
nell'ambito del comune con Maurizio Gregorini. Buonasera a tutti. Che dire, la prima cosa che salta agli occhi, passando in rassegna i personaggi che sono illustrati in questa mostra così interessante e stimolante, è che si tratta, come dice il titolo, di uomini e donne che hanno profetizzato ciò che il Novecento avrebbe provocato nel secolo XX. Hanno sviscerato diversi aspetti, sono tanti i personaggi ritratti. Un altro fil rouge che li unisce e che ho notato è che sono tutti personaggi già assurdi al rango di classici. Perché oltre ad essere profetici, riuscivano a esaltare quei registri che appartengono a tutte le epoche, a tutti. Quindi ha un doppio valore, una doppia valenza questa mostra. Esaltare dei classici del Novecento che spesso non sono stati ascoltati, o sono stati ascoltati da una parte, o sono stati male interpretati, perché alcuni sono personaggi di rango assoluto che sono stati riconosciuti ormai, ma interpretati in maniera scorretta dal mainstream di gente. Ora, giusto per divertirci così, apriamo a caso, ho preso un attimo fa questo, apro, c'è Ingmar Bergman, un regista, un autore teatrale e uno scrittore di una statura straordinaria che in questo momento, in questa fase storica, è un po' obliterato, un po' messo nell'angolo, vive quel periodo tipico dopo la fama in vita che succede quando un autore scompare e si dimentica parzialmente. Bergman è stato il grande profeta della psicologia che sarebbe venuta, che sarebbe arrivata. È riuscito a entrare in profondità con i suoi film, con le sue opere teatrali, scavando dentro l'essere umano del Novecento per riuscire ad andare oltre, rendersi conto come sarebbe diventato, altro che psicanalisi. Ha fatto molto di più che Freud e i successori di Freud. Oppure, giriamo pagina e c'è Jorge Luis Borges. Penso che molti di voi avranno letto qualcosa di Borges, i più bei racconti del Novecento, penso a Finzioni, per esempio, no? Oppure le più belle poesie classiche da Omero contemporaneo, come l'Artefice, per esempio. Parliamo di nuovo di un uomo che è stato in grado di prevedere ed essere allo stesso tempo classico, quindi calato nel proprio tempo, ma assolutamente eterno. Poi vediamo, andiamo avanti. Camus. Uno dei libri che ho amato di più è sicuramente La Peste, è stato La Peste. Un libro straordinario, molto attuale, tra parentesi, che mi ha fatto ricordare tante cose e tanti altri romanzi successivi. La pelle di Malaparte, per esempio, un personaggio che io avrei visto in questa galleria ideale e che spero prima o poi Dionisio e gli altri suoi accoliti dipingano, perché ha scritto dei romanzi straordinari. E insomma, stiamo parlando di soggetti, vabbè, D'Annunzio è inutile che ne parli, Oriana Fallaci. Quanta profezia c'è stata in Oriana Fallaci, è una profeta molto più recente, ma anche lei già assunta a rango di classe, un classico del giornalismo e del romanzo insomma, ce n'è per tutti i gusti e credo che fosse il momento di realizzare una mostra di questo tipo, che fa schizzare mille stimoli in milioni di direzioni e incuriosisce intorno a uomini e donne che hanno veramente previsto quello che sarebbe successo e qual è il presente che viviamo. Allora, io leggo il messaggio che ha scritto, mi metto un po' avanti così la mia mascherina non... No, uso la mascherina. Messaggio inviato dall'assessore della Regione Liguria, Ilaria Cavo. Mi complimento con la rete di associazione, Domoscultura, che ha organizzato questa mostra che è al tempo stesso arte, storia, letteratura. In sintesi, cultura nel senso più ampio. Profeti inascoltati del Novecento ha il merito di stimolare il senso critico proponendo 48 personalità del secolo scorso che si sono distinte per l'analisi fuori dagli schemi dell'età contemporanea, ma anche il merito di mettere assieme quattro artisti genovesi di diversa formazione.
Le loro opere sono arricchite dagli scritti di illustri pensatori che suscitano riflessioni sul passato guardando al futuro. Leggete in particolare quella, se comprate il catalogo, quella di Giuseppe Siri. Bene, ora faccio l'intervento mio, che è breve, però dà il senso di quello che vogliamo fare. Ascoltalo questo poi. Con questa rassegna si concretizza un progetto perseguito dal 2008, progetto che ebbe il suo momento più importante nella primavera del 2015, quando riuscimmo a realizzare la mostra e il contestuale convegno Mai perdute forme del mondo, che ebbe luogo in due diverse sedi, a Palazzo Ducale e proprio qui a Palazzo Imperiale. Si partiva da un'idea di base, quella di far sì che Genova, un tempo città fiorente e per decenni considerata più importante porto del Mediterraneo, ma poi investita da un gran numero di crisi, non ultima quella rappresentata dal crollo delle nascite, che la rendeva capitale forse mondiale della denatalità in tempo di pace, trovasse in sé la forza del riscatto sociale ed economico partendo dalla cultura, qui intesa come rinnovamento del pensiero. Parlare di cultura adesso è persino banale, bisogna pensare a quella cultura che ci aiuta a pensare in avanti. Bisognava partire da un punto di forza e di grande visibilità, come poteva essere quello del rilancio in chiave contemporanea dell'arte di figura. L'Italia, patria elettiva dell'arte figurativa, si era fatta surclassare da altri paesi, a partire da quelli anglosassoni che già avevano portato sulla scena valenti pittori figurativi, anche scultori per la verità. Questo mentre noi indugiavamo in forme di espressione ormai ampiamente superate. A sostenere con forza l'arte di figura c'era sempre il grande Vittorio Sgarbi, a cui si guardava con fiducia, ma il terreno non era fertile. Purtroppo i tempi non erano maturi. Ce ne faceva una ragione, ma ricordiamo ancora lo sconforto, quando, non trovando necessario aiuto nelle istituzioni, una in particolare, non facciamo nomi, non riuscimmo a dare un seguito perché la regione della verità a quell'epoca ci aveva anche aiutato. Non riuscimmo a dare un seguito alla mostra del 2015. La nostra rassegna, seppure realizzata con gli scarsissimi mezzi di una piccolissima associazione, aveva ottenuto successo ed era riuscita ad imporsi grazie ad Alfio Borghese, già vice direttore RAI e responsabile culture di RAI 3 ed ora curatore d'arte nel Lazio. Genova e la sua provincia erano state invitate in California per presentare, oltre a una mostra di artisti figurativi, i prodotti alimentari e artigianali tipici. Sono del tutto evidenti le favorevoli ripercussioni di una promozione di questo genere. Concludo ricordando ai politici presenti, Barbara, che il possesso, e anche a Gregorini, che non è un politico ma insomma non è vicino, che il possesso di un primato, un autentico primato in qualsiasi campo delle arti, da sempre comporta importanti benefici economici, lo ha detto anche il Raul Bolani, per il territorio che riesce ad esprimerlo. Penso, ma ovviamente questo dobbiamo ancora dimostrarlo, che Genova possa avere la forza di andare ad occupare un posto ancora libero, quello di città capofila nel campo del rilancio dell'arte figurativa italiana. A questo proposito ci incoraggiano le lusinghiere parole con cui il numero uno dei critici italiani, Sgarbi, ha accolto la nostra rassegna, l'arte di nuovo a servizio di un'idea, in questo caso a guardare avanti ma ricordando il nostro passato. Lascio la parola, mi metto la maschera, lascio la parola a Andrea Lombardi, l'editore che ha avuto un ruolo importante in questa storia, perché a parte che è un brevissimo editore ha valorizzato il lavoro di tutti, ma ha creato collegamenti con il resto d'Italia, con gli intellettuali che sono di vario tipo, tra cui anche Vittorio Sgarbi, l'ufficio perlomeno di Vittorio Sgarbi che ci ha visti, e ha consentito di fare un catalogo più ricco dove ci sono schede di personaggi importanti che poi hanno portato sulla scena la nostra iniziativa.
Grazie, ciao, grazie a ciao. Tutti, ringrazio tutti di essere qua, ringrazio il Comune di Genova, la Regione per il supporto dato all'iniziativa. E vabbè, molti di voi mi conosceranno, quindi avrebbero dovuto evitare di essere qua. Comunque collaboro ormai da diversi anni ormai con la Domus Cultura, senza farne parte, perché d'altronde, come disse anche Groucho Marx, non entrerei mai a far parte di un club che accettasse uno come me come socio. Quindi continuerò a essere al lato. L'idea di questa mostra uscì fuori in una maniera abbastanza fortuita, perché io vidi un paio di disegni bellissimi fatti da Dionisio e gli chiesi, ma che erano di intellettuali, quindi non so, Genizin, mi sembrava, e Papini, dovrebbe essere. Sì. Papini, poi quando li vidi decidi, uno, di chiedere un Céline, perché io sono appassionatissimo di riferire a Céline, per la copertina di uno dei libri che curo, diciamo appunto, per i quali, piccolo spot, è appena uscita in economica, riferimento a Céline, un profeta dell'Apocalisse, 496 pagine, almeno nella prima edizione, di inediti céliniani, perché è una cosa che a me piace fare e che poi ho replicato in questo catalogo, è non dare una lettura critica di grandi personaggi storici della letteratura, perché, come direbbe Céline, di storie sono pieni i bar, sono pieni le prigioni, sono piene le strade, quanto quello che conta è lo stile, e se uno non ce l'ha, non ce l'ha, diciamo. E non apprezzo neanche, a parte ovviamente determinati critici letterari e critici d'arte, quelli che vogliono rifulgere del valore di altri. Quindi il critico tante volte è questo, e chi non è capace a scrivere, diciamo, allora scrive su chi scrive. Invece io ho sempre fatto un passo indietro, quindi ho sempre curato inediti di Serena. E la stessa cosa ho fatto con questo catalogo, io ho fatto una singola scheda. Ho fatto la singola scheda, che è ovviamente quella di Luis Ferdinand Céline. Sì. Tutte le altre ho raccolto. Diciamo che è una dichiarazione d'amore nel confronto di Céline. Appena. Un po'. Comunque, quando vidi appunto questi disegni, dissi, ma Dioniso, perdonami, perché stai facendo questi disegni? E lui, ma guarda, così. E ho detto, vabbè, ok, questo così, prendiamolo e facciamone qualcosa. E così nacque. Da questo spunto, grazie appunto a Dionisio e poi a Miriam e poi ai contributi sia della Domus Cultura sia di intellettuali, scrittori che hanno poi curato le schede, oltre ovviamente, anzi oltre, ricordi poi principalmente dei quattro artisti appunto che hanno fatto i disegni, quindi Dionisio di Francesco Antonio che ha fatto la maggior parte dei disegni, poi Sergio Massone, Vittorio Morandi e Elenca Vassallo. Quindi, oltre quindi a raccogliere l'idea di iniziare a raccogliere in un libro, era l'idea iniziale, poi è diventata l'idea di una mostra, soprattutto grazie a Miriam, e l'altra idea che mi era venuta era che ad ogni personalità ritratta corrispondesse una scheda. E questa scheda doveva, secondo me, agire su due binari. Il primo era appunto la valorizzazione del territorio, diciamo, quindi dovevano essere fatte da intellettuali o saggisti genovesi. Soprattutto, o quasi esclusivamente in pratica, membri della Domus Cultura. Un piccolo sfizio che mi sono preso, cioè che poi non era uno sfizio, ma era di nuovo una strategia nella strategia, era quella di valorizzare comunque persone che fossero ovviamente capaci di scrivere su quei personaggi, non semplicemente rivolgermi a quegli uno, due intellettuali o loro delfini scontati, diciamo, oppure, perdonatemi il termine, la classica marchetta politica che vado a chiedere allora praticamente la scheda a quello che ha una data posizione, perché poi allora magari, a parte che io giù a Genova, torta di riso finita quasi sempre, quindi puoi chiedere a chi vuoi in alto, non ti darà mai niente, se non in pochissimi casi, e noi abbiamo avuto questa, non è fortuna, diciamo, è classe, ecco, nel senso, però, e quindi appunto ringraziamo tutti Gianfranco Andorno,
Dioniso di Francesco Antonio, che ha fatto anche diverse schede, oltre che ritratti. Vabbè, io ho perso lì. Miriam, Roberto Pecchioli, Alberto Rosselli, che è qui ed è anche un carissimissimo amico, quindi grazie Alberto, veramente per l'opera di ricercatore storico, che continua a fare da un numero limitato di anni. Questo è anche per dire che sei vecchio. E c'è la sua splendida moglie, che lei è splendida e basta. Ma io sono molto più giovane. Roberto Pecchioli, scusa, ho detto Alberto Rosselli, Simonetta Scotto. Dov'è? Grande Simonetta. La nostra giallista di fiducia, nuarista giallista. Poi. E Rodolfo Vivaldi, che ha fatto ovviamente la guardia. Questo, diciamo, era il primo binario. Il secondo binario era effettivamente riuscire a far fare delle schede a personalità italiane, cioè quindi non genovesi ma italiane, e di nuovo, sempre la strategia della strategia, non andare da il primo che capitava, basta che fosse famoso, diciamo, ma andare a investigare chi potesse scrivere di chi, perché aveva già fatto dei libri su questa personalità, oppure comunque era veramente una persona di acclarata penna e intelligenza. Ecco. Quindi Jean Raspail è stato fatto dal giornalista della Stampa e scrittore di noir Giorgio Ballario, la professoressa Simonetta Bartolini di Roma ha fatto le schede di Cristina Campo e Simone Weil, il critico letterario Davide Brullo Pasternak, Pietrangelo Buttafuoco, quindi un nome pesante, diciamo, senza togliere nulla a nessun altro, Pound, Riccardo De Benedetti, un bravissimo critico di Milano, Bernanò e Moria, Gianfranco De Turris, uno dei fondatori della fantascienza in Italia, Orwell, Fabrizio Fratus, Sermonti, Luca Gallesi, che è uno, insieme a Cigalupo, uno dei massimi esperti di Pound, ma non soltanto, ha fatto Spengler, Alessandro Gnocchi, capo servizio redazione cultura dell'edizione nazionale del giornale Longanesi e Prezzolini, il filosofo Luigi Iannone Scruton, il vice capo redattore della redazione cultura del TG2, quindi comunque la persona che cura i servizi culturali sul TG2, gli approfondimenti culturali, la rubrica dei libri, comunque persona pesante anche questa, Adriano Monti Bozzetti Colella, Guido Pautasso, un geniale scrittore collezionista di futurismo, ovviamente Marinetti, Alex Pietrogiacomo e Mishima, l'amico Emanuele Ricucci e Ortega e Gasset, Andrea Scarabelli, che è qua presente, ringrazio, Amson e Tolkien, Adriano Scianca, Adriano Scianca, Giovanni Gentile, Luca Siniscalco, presente anche lui, Junger, e Stelio Solinas, forse, allora, se Pietrangelo Buttafuoco, sì, hai ragione tu, perché vai per lì, no, vai, sto scherzando, bravissimo anche lui, è stato di una disponibilità bravo, unica, in televisione. Stelio Solinas è veramente uno dei maggiori intellettuali italiani, è dandy della letteratura, della parola, non può essere espresso, Maglio Triggiani, Pirandello, e Gianluca Veneziani, quindi Veneziani nipote, D'Annunzio. Veneziani, ecco, ho preferito, diciamo, contattare Gianluca Veneziani, che non il Marcello Veneziani, un po' per la questione che Veneziani Marcello, che magari inviteremo, quindi non c'è problema, è un po' telefonato, è un po' scontato, a me non piacciono tanto le cose scontate. E il suo D'Annunzio, tra l'altro, è interessante perché, anche se non mi trova proprio 100% d'accordo, lo colloca però in una buona via di mezzo fra quelli che ne vogliono fare appunto un emblema del nazionalismo più spinto e invece le versioni alla Giordano Bruno Guerri, che lo vuole una sorta di, lo riduce alla figura di dandy anarchico. E secondo me, appunto, in questo caso c'è una verità, come anche in tanti altri, peraltro,
la verità sta un po' nel mezzo, diciamo, ecco, fra queste due posizioni, un D'Annunzio pacifista e uno guerrafondaio, quella visione che dà Veneziani è quella più equilibrata. Sì, più equilibrata, ecco, magari sposta un po' più verso quello che Bellici. E poi termino, diciamo. Poi fatto, diciamo, questa impalcatura, che è stata una passeggiata, no, cioè, telefona, prego, quello non ti dà la scheda, quello eccetera eccetera, un disastro. La cosa divertente è stata che, come si voleva dimostrare, le persone che avevo contattato, magari che potevano avere degli spunti buoni, ma non erano poi così importanti, ma hanno dato delle difficoltà e poi magari non hanno mandato la scheda nei tempi stabiliti. Le persone che potevano essere quelle veramente, Pietrangelo Buttafuoco, Sorinas, lo stesso Adriano Monti Buzzetti Corella, stiamo parlando di una persona che lavora al TG2, siccome ce l'ha venuto con calma, tanto per non complicarci l'esistenza, 3 settimane prima della consegna del catalogo, io guardo un attimo la cosa e dico, cacchio, ci siamo dimenticati Dostoevskij, cioè proprio un monolito della cultura, erano poi 200 anni della nascita. E dico, bene, devi fare Dostoevskij. Lui fa Dostoevskij, poi chi la facciamo fare? E penso appunto a Adriano Monti Buzzetti Colella. Allora, io sono riuscito ad avere i contatti. Gli mando una mail, ho avuto di nuovo, come diverse volte è successo, la fortuna che conoscesse già alcuni dei miei libri di storia militare, tra l'altro. E poi avesse già presentato al TG2 uno dei miei libri, non uno dei miei libri, ma un fumetto su Céline, edito in Francia da Gallimard, con i disegni di Jacques Tarpin, che era stato poi tradotto in italiano. La prefazione era di Stefano Solinas, la postfazione e la curatela era mia. Quindi quando gli ho accennato a Céline, lui mi ha detto, ah, ma noi abbiamo passato al TG2 un fumetto su Céline. Io ho detto, sì, l'ho guardato io. Allora, cioè, è nata un po' di simpatia. E ho detto, guarda, noi chiederemo la scheda di Dostoevskij. Fa, sì, va benissimo. Facciamo per fine dicembre? Io, servirebbe fra una settimana, la mostra era 2 settimane, lui, ah vabbè dai, facciamo, te la mando, eccetera. Ed è andata più o meno così con Vittorio Sgarra, perché grazie appunto comunque all'amicizia e alla stima con Emanuele Ricucci, a Ricucci stesso era venuto in mente un anno fa di fare un'intervista a Sgarbi su Luis Ferdinand Céline. E gli ho detto, ma guarda, interessante, però la cosa che però mi dispiacerebbe è il fatto che se adesso noi proponiamo un'intervista, cioè io propongo un'intervista su Céline a Sgarbi, poi veramente andiamo nella logica che ricordavo all'inizio del fatto che magari lui poi pensa che io voglio fare, anche se la proposta è venuta da voi, poi magari lui pensa che eccetera. Così ho pensato, guarda, io faccio le domande, gliele fai. Poi l'intervista io la traduco in francese e la facciamo pubblicare nel Bulletin Célinien, una pubblicazione che va avanti da 40 anni su Céline, quindi una cosa molto di prestigio, però anche molto molto di nicchia, quindi non rivendibile. Ed era uscita fuori questa cosa. Ok, finisco subito. E poi a quel punto, quando poi, mentre era già andata avanti abbastanza l'idea dell'impalcatura della mostra, avevamo poi pensato chi potesse fare la prefazione, abbiamo detto va bene, cioè se dobbiamo far fare una prefazione, sempre nella logica di non fare la prefazione a così, ma veramente a un ennesimo mattone di questa costruzione che potesse poi valorizzare veramente il tutto, abbiamo pensato a Sgarbi. E sono passati 6 mesi difficili, diciamo, perché abbiamo aspettato 6 mesi e io, siccome dovevamo poi andare in stampa con il catalogo, ed è stato stampato 6 giorni fa, di corsa, l'ultima data utile era veramente sempre più vicina a oggi. E io ho passato, scusate con la mia ragazza, praticamente, io ho passato gli ultimi due mesi che mi addormentavo dicendo, mi svegliamo la mattina, è stata una cosa, sai che a volte si dice un parto, no? L'idea proprio è stata questa mossa. Comunque poi effettivamente ha mandato la prefazione ed è bellissima. È una prefazione che valorizza, come ha già detto Miriam, il figurativo, valorizza Genova, valorizza gli artisti presenti,
che hanno fatto i ritratti, e valorizza anche tutti gli autori, non citare ovviamente tutti, però valorizza tutti gli autori delle schede. Pensare di aver avuto una preparazione di Vittorio Sgarbi è veramente una cosa molto bella, ecco. Penso poi soprattutto per gli artisti stessi, perché poi per gli autori delle singole schede è relativo, diciamo, per gli artisti e per il concetto stesso della mostra, quindi per l'idea stessa della mostra, è stata una cosa molto molto importante, visto veramente la mole di richieste che avrà questa persona e la enorme mole dei suoi impegni. Quindi questa cosa mi ha reso veramente contento, e sono contento per tutto il progetto e quindi anche per voi che avete potuto, diciamo, aver visto questa mostra, eventualmente comprare il catalogo e quant'altro. Quindi scusate se mi sono dilungato. E scusate che... abbiamo l'allestitore e il nostro sponsor. Venite qua, poi chiude poi Dionisio a nome degli altri. Così avete tutta la panoramica di chi ci ha lavorato, di chi ci ha aiutato e di chi ci aiuterà, tra cui anche Ponte, sarò bellissimo, perché io semplicemente, prima lui, l'allestitore, poi lo fatto una cosa molto semplice, la moda, quindi ho solo ordinato 48 pezzi. Messi, perché l'idea era quella di metterli distribuiti, invece poi abbiamo scelto di metterli concentrati in una stanza, perché era un po' come la stanza delle meraviglie del Wunderkammer dei tedeschi, no? Stanza delle meraviglie del 48. Però vi voglio fare rapidamente due brevissimi flash su una cosa. Mentre eravamo sui quadri, raccontavo di cose magari personali su. Una cosa interessante ve la do con il discorso. Io ho fatto architettura a Venezia. A Venezia c'era un ristorante che allora era una trattoria, che si chiama Montin, sono le fondamenta di Dorso Duro, vicino all'Accademia, era il ristorante degli artisti, si chiamava, e facevano da mangiare anche differenziato, cioè i signori mangiavano due o tre portate, gli studenti portata unica, però facevamo tutti sui tovaglioli che ci davano, facevamo dei disegni, noi poveri futuri architetti o pittori per pittori, eccetera, e magari pittori invece più noti che facevano altre cose interessanti. E durante questo qui, in questo locale, vi faccio un'altra precedente, non so se vi ricorda, soprattutto le signore si ricorderanno, un film molto melenso che era Anonimo Veneziano con Florinda Volkan e quell'attore che ci fosse Gregorini. Tony Musante. Bravo, grazie. Speravo che Gregorini me lo dicesse lui. Tony Musante, un film, quando lui con